Ciao a tutte e tutti. Microfono, abbassiamo. Buon pomeriggio ai convenuti, buon pomeriggio a tutti quelli che sono e quelle che sono in collegamento. Noi oggi abbiamo titolato questa iniziativa Torna all'austerità. In realtà, come ci spiegherà bene il professor Pica dell'Università di Tor Vergata di Roma, l'austerità non è mai andata via. In particolare, lui fu forse il primo a criticare molto fortemente le scelte fatte da Draghi nel 2021, quando a fronte di un deficit autorizzato superiore all'11%, decise deliberatamente di portarlo a 9 qualcosa per quell'anno e addirittura al 5-6 l'anno dopo. Cioè in 2 anni si rinunciò a spendere per le necessità di questo disastrato paese, dalla sanità al lavoro, a cifre gigantesche, da fino a 120 miliardi si rinunciò a spendere. E la differenza con l'oggi è che è tornata invece in pompa magna il nuovo patto di stabilità, che accantona quella breve parentesi che aveva fatto pensare a un cambiamento di strategia in Europa. Non fosse altro per intervenire sui grandi divari che caratterizzano l'economia e l'industria europea rispetto al resto del mondo, divari di natura tecnologica e da molti punti di vista. E quindi c'è questo, invece c'è l'abbandono di quella ipotesi che c'era sembrato di cogliere, molti di noi l'avevano scritto nelle analisi, che c'era un cambiamento di strategia, l'idea di un'Europa che in qualche modo si sarebbe messa sulla strada dell'innovazione, del cambiamento, della crescita dei settori fondamentali per una serie di problematiche, quindi il problema dell'innovazione delle tecnologie e quindi l'arretratezza pazzesca dell'Europa rispetto al resto del mondo sui chip, come sull'intelligenza artificiale, come sulle batterie, come su tutto quello che peraltro gran parte delle cose indispensabili per contrastare il cambiamento climatico, e che va dai problemi della riduzione delle emissioni fino al cambiamento di modelli di produzione e di circolazione. C'è un problema generalizzato. E invece con questo nuovo patto di stabilità si torna in una situazione, si torna all'antico. Le elezioni non sono servite a nulla. Vediamo poi come, entrando nel merito anche delle cifre, ci verrà spiegato, ma sostanzialmente torna a vigere l'idea che il problema sia il debito, il problema sia la stabilità della moneta e che il risanamento dei conti, che significa sostanzialmente immaginare un percorso di progressiva eliminazione del debito attraverso avanzi di primario via via più grandi. Gli avanzi di primario previsti alla fine del periodo a cui verrà sottoposta l'Italia saranno cifre rilevantissime. Cioè quello che io non le do, non voglio entrare nel merito, se c'è bisogno dopo entriamo nel merito. L'idea è quindi di avanzi primari che servono a ridurre il debito quando noi abbiamo visto in tantissimi anni come i percorsi di riduzione del debito alla fine
non producono neanche la riduzione del debito, oltre alle conseguenze sociali disastrose, oltre agli effetti economici complessivi negativi sul paese, poi alla fine non riducono neanche il debito. C'è stato un momento in cui la finanza pubblica, riprendo sempre analisi del professor Piga a cui io mi sono rifatto qualche anno fa, c'è stato un momento in cui si è visto potentemente. Noi abbiamo avuto l'anno, il 21 credo, in cui abbiamo avuto una ripresa di 6 punti, del 21, no? Ed è l'anno in cui abbiamo avuto il deficit al 9,4%. Quell'anno lì si era programmato di portare, il debito è sceso di 6 punti di più di quello che era stato programmato, oltre che aver avuto quella crescita. E quello era un sentiero di evidente efficacia per affrontare e risolvere il problema. Invece, dicevo, oggi torniamo all'antico. È incredibile, noi la chiamiamo la religione neoliberista, quella dei mercati, è incredibile che questo avvenga, ma è così. La novità di oggi è che questo avviene, queste scelte europee che impatteranno negativamente su tutta l'Europa e su tutta l'Italia, e l'Italia in particolare, ma anche su tutta l'Europa a discapito. Sull'Italia significherà che il nostro divario tra l'Italia e l'Europa, che è aumentato di molti punti negli ultimi anni su tutti i parametri economici, e dal PIL alla produttività, eccetera, un divario che è cresciuto tantissimo, il divario dell'Italia da questi paesi continuerà a crescere. Ma quello che conta anche quello, che continuerà a crescere il declino anche dell'Europa. I meccanismi che si profilano sono questi. Le proiezioni ai prossimi 20-30 anni vedono un'Europa insignificante nel mondo, di fronte a cambiamenti epocali. Questo ce lo dirà bene il professor Comito, che è collegato, è in collegamento, che poi presenteremo dopo. La cosa grave è che questo avviene nel momento in cui noi siamo sotto attacco, sotto scacco, a causa dell'instabilità economica mondiale prodotta dalla spinta alla divisione del pianeta in blocchi contrapposti e sotto la pressione degli Stati Uniti d'America, che nel loro tentativo di frenare l'ascesa della Cina e di mantenere i poteri e i privilegi del blocco occidentale, hanno scatenato un'offensiva economica che adesso sta diventando anche un'offensiva militare. La guerra dell'Ucraina è un pezzo di questa offensiva, evidentemente, e questi fenomeni avete visto cosa stanno producendo. L'inflazione, che oltre agli altri effetti negativi si è abbattuta su di noi, colpendo duramente salari e tenore di vita e redditi, eccetera, è stato creando difficoltà enormi al sistema produttivo europeo. La Germania e la Francia, la Germania in particolare, hanno investito, l'anno scorso sono stati investiti a sostegno del sistema produttivo e anche in qualche caso di meno, in questo caso dei redditi, qualcosa come 700 miliardi. La metà li ha investiti la Germania per far fronte alla crisi degli apparati produttivi e del sistema economico nel suo complesso, derivante dal fatto che le sanzioni contro la Russia sono diventate le sanzioni contro l'Europa. L'idea che c'è nel patto di stabilità, succede, tra l'altro non ne parlo, ma il patto di stabilità arriva insieme subito dopo il rialzo dei tassi di interesse, che hanno avuto anch'essi un effetto recessivo. Noi siamo oramai a fronte di crescita nel resto del mondo ben diverse,
siamo oramai in Europa in stagnazione quasi, l'Italia siamo lì, le previsioni di crescita fatte si sono dimezzate, la Germania è in recessione, ma l'idea che passa con queste politiche economiche di cui sto parlando, siccome si accompagnano alla possibilità per gli stati, all'allargamento delle maglie per gli stati di sovvenzionare in proprio il proprio sistema economico e produttivo, l'idea che passa è che tanto la Germania ce la può fare, che i nordici ce la possono fare perché non hanno i nostri debiti, e fa niente se questo crea invece in molti paesi europei degli arretramenti straordinari che ovviamente poi peseranno su tutta l'Europa. Cioè l'idea che qualche pezzo di Europa si possa salvare da solo è quello che sta dietro questi meccanismi, e che la stabilità monetaria da un lato e il potenziale di intervento invece dall'altro riescano a produrre un meccanismo per cui sono solo i soliti spendaccioni che pagano. Per l'Italia è evidente che tutti gli effetti che si vedono sull'Europa per l'Italia sono catastrofici. Sono stati catastrofici in questi anni, abbiamo i salari, sapete, sono in 30 anni sono diminuiti invece che aumentare, non dico sono aumentati di poco, sono diminuiti. Abbiamo un sistema produttivo e industriale in smantellamento. I processi di deindustrializzazione del nostro paese sono, guardate, l'agricoltura è messa come messa. Però a fronte di queste situazioni, siccome abbiamo un governo che mantiene una politica fiscale funzionale al ridurre il ruolo dello Stato e ad avvantaggiare i ceti privilegiati, l'austerità da un lato, i vincoli da un lato e il rifiuto di prendere le risorse dove ci sono produce il fatto che adesso gli agricoltori promettono di tagliare l'IRPEF, in realtà gli tagliano un terzo perché non c'hanno i soldi. Mi fa rabbia che qualche sindacalista abbia detto non entreremo mai, lo Stato non potrà mai entrare nel capitale di Stellantis perché costa, ci vorrebbero ben 4 miliardi. Non so, in un paese in cui solo le tasse sull'eredità entrano allo Stato italiano 13 miliardi meno della Francia, che ne prende 14 qualcosa e noi 800 milioni, neanche un miliardo, con l'evasione fiscale che abbiamo. Ci sono i soldi per le flat tax e non ci sono i soldi. E finisco dicendo, perché no, non voglio essere troppo lungo, poi casomai se... che questo governo quindi prosegue le politiche di austerità, non le sono imposte dall'Europa, ma anticipato. Infatti Giorgetti si è subito affrettato a dire che i vincoli europei sono in linea con quanto noi avevamo già previsto. Non è vero, perché intanto quei 15 miliardi che hanno messo per l'IRPEF e per il cuneo fiscale finiscono quest'anno, e loro hanno nelle previsioni c'è che finiscono. Se li devono far andare avanti ci vogliono altri 15 miliardi, che significa o altri tagli o altre entrate. E non è vero che sono in linea, perché si basavano su ipotesi di crescita del PIL che sono già smentite adesso. E con i tagli di cui stiamo parlando si ridurranno ulteriormente. Quindi siamo in questa situazione difficilissima, problematica. Bisognerebbe cambiare politica. Ci vorrebbe un'Europa, una riconversione completa delle politiche economiche e dei modelli di sviluppo. Per esempio andrebbe ripensata un'economia che
riparte dal rilancio del modello sociale europeo e non dallo smantellamento. Vi ricordate la Merkel che disse che ci costava il 25% del PIL e non era sostenibile? Ci vorrebbe un rilancio del modello sociale, della peculiarità fondamentale europea, e sarebbe possibile farlo anche costruendo su questo anche nuovi modelli economici. Ci vogliono risorse straordinarie per l'ambiente. Invece, come vedete, retromarcia con gli agricoltori. Dicevamo poco fa che oggi trovate una notizia straordinaria. C'era il Consiglio europeo oggi, c'è una direttiva europea che doveva essere votata oggi o domani, adesso non ho chiaro l'elemento, che è quella molto importante, che imponeva alle aziende sopra i 250 dipendenti, a due livelli, sotto i 5 e sotto i 250, ma non sto a spiegare, che imponeva il bilancio annuale di controllo dell'impatto dell'attività economica sui diritti ambientali e su quelli sociali. Pensate la novità, e quindi un controllo anche sulla filiera, quindi anche l'azienda appaltatrice. E quindi una cosa rilevante, si è scatenata la rivolta degli industriali italiani e tedeschi, la Germania insieme ad alcuni dei frugali ha fatto retromarcia, hanno chiesto all'Italia di fare retromarcia, e probabilmente avremo che questa cosa, che era molto rilevante da un punto di vista sociale e ambientale, viene bloccata. Ma questo è quello che sta succedendo e che si proporrà in termini sempre più acuti e sempre più problematici. Però io adesso mi fermo e do la parola al professor Piga, che ne sa molto, ma molto di più. Grazie Antonella. È un immenso piacere essere qua, un po' di nostalgia, perché ormai sono passati una decina d'anni quando insieme alla CGIL cercammo inutilmente, con il referendum che raggiunse 300.000 firme, di fermare il fiscal compact. Forse l'epoca era quella giusta, ma non ce la facemmo. Non so se si possono vedere le slide, così che le condivido con voi. Qua. Li sento anch'io? Lo sentono a casa? No. Ah, vabbè, a casa. Allora, il titolo sarà chiaro in parte, spero, più avanti. Certo è che quel tornare dell'austerità, poi ne avevamo parlato di questo titolo, e mi sono reso conto che non mi andava giù quel torno all'austerità. E non mi andava giù quel torno all'austerità perché sono fermamente convinto che questa non se n'è mai andata. E non se n'è mai andata semplicemente perché, prova provata, sono circa 15 anni che ripetiamo stabilmente sempre le stesse. Sì, sento, io sento malissimo, non capisco quasi nulla. Ecco, questo è un problema. Dicono che non sento. Va bene. Ma sentivano te? Quindi che faccio? C'è una sola persona collegata alla piattaforma. Provo a cambiare il microfono. Sì, non cambiano sostanzialmente nulla. Posso richiudere, ma... No? Io non capisco cosa è aperto e cosa non è aperto.
Ah, voi vedete il rosso, qui non c'è. Si sente meglio adesso? Si sente meglio? Sì, di là sento qualcosa. Sì. Ma vado avanti. Figa non lo sento in questo momento. Questo è un problema. Secondo me perché lui sta sulla piattaforma. Dovete dire di andare su Facebook. No, ma e poi torna sulla piattaforma. Antonello, ditegli di andare su Facebook. Esco e poi sì. No, non ce l'ho Facebook. Non ce l'ho. No, ma non c'è bisogno di averlo, se lui c'ha il link lo sente lo stesso. Mandategli il link di Facebook. Può seguire comunque, anche se non ha Facebook. Allora, proviamo. No. Proviamo adesso? È andato via lui. Qui succederà qualcosa, non so. Boh, devo staccare, quindi. Benissimo da casa. Quindi io vado avanti, va bene. Sì. Ok, grazie. Adesso sembra che si senta meglio. Boh. Sì, però lui si sente qua. Bisogna bloccarlo qua. No. Posso andare? Sì, sì. Benissimo. Okay. Bene. E dicevo che non se n'è mai andata. Prova provata. Guardate, chi sono questi due governi che vi presento qua? Sono due governi indistinguibili l'uno dall'altro. Uno è un governo che nell'aprile del 2021 ha comunicato urbi et orbi a cittadini, imprese, che nel giro dei 3 anni successivi, nel 2021, nel momento più grave del post-pandemia, in cui cercavamo di ritrovare ottimismo, in 3 anni porteremo il deficit dall'11,8% del PIL al 3,4%. Sono circa 7 punti percentuali di PIL, cioè manovre di 140 miliardi di euro di maggiori tasse e minore spese. Ma quel governo del novembre 2023, 2 anni dopo, partendo da una situazione leggermente diversa, appena arriva dice esattamente la stessa cosa. Io vi giuro, vi prometto che nei prossimi 3 anni, indipendentemente da quale sarà la situazione, il contesto, il temporale, il bel tempo, porterò il deficit sempre, notate, non a caso, sempre a quel numero magico del 3%, come dei robot a cui viene ordinato di replicare, malgrado uno si chiami Draghi e l'altro si chiama Meloni. Tra l'altro, tra parentesi, quella piccola linea che vedete rossa che unisce l'11,8 che avevamo a disposizione da mettere nell'economia di deficit, poi in realtà la storia racconta che si è materializzato soltanto per una parte, perché soltanto 8,8%, 9% di deficit fu realizzato, quindi fummo più realisti del re. L'Europa ci aveva consentito di fare 11,8 e decidemmo di fare 8,8. Tra l'altro voglio ricordare a tutti, per chi non se ne sia accorto, lo accennava tra le tante cose che ha detto Antonello, che ripeterò io oggi, come è stata fatta per esempio la manovra del 2023, perché potreste dire ma noi non ce ne siamo accorti che per il 2023 c'è stata l'austerità. Certo, perché non è mai stata votata in Parlamento, non c'è stato bisogno, è stato quel magnifico regalo ai governi austeri chiamato inflazione, che ha permesso immediatamente a tutti al governo italiano di non spendere il 10% in meno sugli stipendi, cioè sul potere d'acquisto degli stipendi, di tutti i dipendenti pubblici, e comprare il 10% in meno di TAC, perché spendiamo sempre lo stesso ammontare, sempre gli stessi ammontare di euro, ma quando le TAC costano il 10% in più, ne compriamo il 10% in meno per la collettività. Oh, faccio presente... Non si vede più... Vabbè, ragazzi. Allora loro è tutto, non so che cosa è successo, si è scollegato. Devo uscire un attimo da qua. No, non si vede più in effetti. È tutto vuoto. Io tra l'altro qui sento un rumore. Chi è questo telefonino qua? No. Ah, ascolta da me da qua. Ok. Sento il rimbombo della mia voce. No, va bene. No, però se facciamo questo poi succede il macello che abbiamo visto prima. No, non va questo.
non, però non si vede online, non si vede così, ma poi si vede tutto così, si vede ma non si vede, poi le slide sono rovinate, l'abbiamo visto prima. Va bene, io vado avanti? Sì, però a sto punto si vede così. Che è questo? Che è successo? Adesso si vede per... questo si vede su Facebook, però si vede, si vede, ma perché questo è fatto male. Adesso le slide adesso funziona. Ok, vabbè, niente, tutti gli effetti bellissimi, effetti animazione, sorpresa, sono saltati, ma non vi preoccupate. Ovviamente tutto questo non è cambiato per chiunque pensasse che il PNRR abbia cambiato qualche cosa. Perché se è vero che l'Europa, condizione necessaria per non fallire completamente durante il Covid, è entrato in gioco col PNRR, l'articolo 10 del PNRR firmato da tutti i governi dice chiaramente che se vogliamo continuare a ricevere quei soldi dobbiamo continuare a fare austerità. Se non si fanno questi rientri che vedete per esempio a novembre 2023, è un rientro che è richiesto dal PNRR. Quindi con una mano io Europa ti do, con l'altra mano però ti tolgo e continuo a chiederti di farmi termini sacrifici. Si vede tutto questo risultato? Certo che si vede, si vede decisamente. Si vede decisamente quando andiamo a guardare le statistiche degli ultimi 5 anni, dal 2020 al 2024, ma torneremo anche più indietro. Quando il mondo cresce al 12,4%, trainato dalla Cina che cresce al 23,4%, gli Stati Uniti crescono al 9,2%, e questo grande continente che aspira a diventare geopoliticamente rilevante e a sostituire o a integrare gli Stati Uniti con i suoi valori, cresce soltanto del 4,4%. È vero che l'Italia cresce per la prima volta un po' più della media, ma ricordatevi che quel 4,6% è veramente preoccupante, perché è un 4,6% che abbiamo ottenuto con tutte le somme del PNRR che poi non siamo stati capaci di spendere. Su questo torneremo più avanti. E come mai gli Stati Uniti crescono del doppio di noi nello stesso periodo? Beh, c'è un fatto, una variabile chiara, ed è di nuovo la politica fiscale. Non è soltanto la politica monetaria, perché la politica monetaria è stata abbastanza simile, ma in parte sì, ma soprattutto è mostruosa la differenza del contratto sociale americano rispetto al contratto sociale europeo. Gli americani in questi anni, dal 2020 al 2004, decidono di fare il doppio dei deficit dell'area dell'euro. Non soltanto questo, contano tantissimo nelle scelte di investimento degli imprenditori, le aspettative sul futuro, no? Ebbene, Biden si è preoccupato di dire che senza se e senza ma, fino al 2033, gli Stati Uniti d'America sosterranno dei deficit attorno al 6,5% del prodotto interno lordo, quando noi, nello stesso momento, con la riforma del patto di stabilità e crescita, abbiamo comunicato urbi e torbi che tutti i paesi dovranno convergere all'1,5% di prodotto interno lordo. La domanda chiave è: perché Biden? Ma chiedete a Antonello Patta, ve l'ha appena detto. È un momento in cui è ovvio a tutti l'importanza dell'investimento pubblico strategico, anche finanziato in debito, per ragioni geopolitiche, per ragioni ambientali, per ragioni tecnologiche, quanto hanno bisogno in questo momento le nostre economie di tutto questo, ma anche, Biden lo sa bene, per ragioni di tenuta delle democrazie. Biden sa bene cosa è in gioco tra poco più di un anno, e sa bene che soltanto con la crescita economica riuscirà forse a sconfiggere il nemico populista della democrazia. Tutte queste sfide valgono ovviamente tantissimo anche per noi, e sembriamo in qualche modo ipnotizzati, incapaci di capire che con la politica fiscale possiamo influenzare il dinamismo della nostra economia. Ma questo io però non mi sposto più. Quindi come lo faccio? Come mi sposto? Gli slide, devi rimanere qua. Con questo io non posso muovere. Questo non va più. Questo non va più. Allora, aspetta, quindi mi sposto io col mouse, no? Ok. Questa storia che vi ho raccontato, storia italiana, malato d'Europa, e storia d'Europa, malato del mondo, è qualcosa che però ci trasciniamo da tempo, non è soltanto negli ultimi 5 anni. Guardate che cosa è successo al peso economico del nostro paese all'interno dell'area dell'euro negli ultimi 20 anni. Siamo passati dalla produrre quasi il 20% della ricchezza europea, oggi a produrre attorno al 14%. Ovviamente questo non è soltanto minore peso economico, vuol dire minore peso
politico. Ora, la cosa interessante però è che se uno scompone questo crollo del peso dell'Italia dentro l'area dell'euro nei due decenni dell'età dell'euro, dal 2010 al 2020, vedrà che la velocità di perdita di peso economico si è raddoppiata nell'ultimo decennio, dal 2010 al 2020. In realtà da dove viene questa perdita di peso? Argomenterò che ci sono due ragioni. La prima, nel primo decennio, è una ragione che ha pochissimo a che vedere con l'Europa, perché l'Europa non ci ha disturbato, forse anzi doveva preoccuparsi di dirci che qualche cosa non stava andando bene. Questa mancanza di riforme, che magari quando c'era ancora il bel tempo non abbiamo voluto fare, su cui tornerò, è rimasta, la nostra incapacità di fare le cose in un certo modo. Però a questa, nel secondo decennio, si è aggiunta una colpa europea, perché dal 2010 che parte, nel secondo decennio, questa costruzione orribile, folle, diabolica, sadomasochista, chiamata Fiscal Compact. Quello che manca, secondo me, da parte italiana è quello che rende evidente la differenza dell'Italia con tutti gli altri paesi dell'Europa, ed è la mancanza di un settore pubblico scintillante a supporto del settore privato. Non esiste una economia capitalistica brillante, dinamica, che non abbia accanto a sé il supporto pieno e completo di una pubblica amministrazione scintillante, e questo al nostro paese manca da sempre. A questo si aggiunge nel secondo decennio questa, come vi dicevo, questa folle decisione europea di cambiare il nostro contratto sociale. Il modo migliore per riassumervi il Fiscal Compact è farvi vedere questa immagine che mostra cosa è successo ai due grandi continenti, gli Stati Uniti in blu e l'area dell'euro in rosso, a seguito della crisi finanziaria del 2008. Quello che vedete salire in alto in blu all'inizio è il cambio della disoccupazione. Tanto più sale la disoccupazione. Tanto più scende la disoccupazione. Quello che vedete è che all'inizio la crisi colpisce fortemente gli Stati Uniti e non l'area dell'euro. Poi arriva Obama, e vedete che il grafico blu si stabilizza e comincia a scendere, perché Obama comincia a usare, un po' come Franklin Delano Roosevelt, la politica fiscale per aiutare l'economia. La cosa interessante è che ovviamente la disoccupazione sale in rosso anche in Europa, perché se l'America non tira, non tiriamo nemmeno noi, meno ovviamente. Però guardate che succede dal 2010, vedete che la disoccupazione comincia a scendere in maniera meno prorompente nell'area dell'euro, prima di quel bastoncino verde che vedete come dirimente, e poi però succede una cosa interessantissima nel 2011. Quella che prima era nata come una crisi esclusivamente euroamericana diventa una crisi esclusivamente europea, tant'è che gli Stati Uniti, come vedete, la disoccupazione crolla, continuano le politiche fiscali espansive a supporto, mentre tutto ad un tratto la disoccupazione europea in rosso tira verso l'alto. Cosa è cambiato solo in Europa e non in tutto il resto del mondo? Una immensa innovazione. Un nuovo contratto sociale viene scritto all'interno dell'Europa in termini di politica fiscale. Si introduce il cosiddetto Fiscal Compact. Fiscal Compact che dice, senza se e senza ma, qualsiasi sia il tempo là fuori, i governi dovranno tirarsi indietro. Ora, questa è una filosofia molto diversa da quella che fu adottata in una situazione molto simile negli anni 30, negli Stati Uniti d'America, a fronte di una crisi finanziaria iniziale, che ricorderete tutti, del 1929. Quello che vedete in rosso che crolla è la manina timorosa e timida del settore privato, sono gli investimenti del settore privato che vanno nel panico, si crea panico, crolla il prodotto interno lordo, crollano i mercati, ma quello che vedete in giallo, che sale, è la manona pubblica, certa, convinta del settore pubblico e degli investimenti pubblici, che dice senza se e senza ma, fino a quando rimarrete timorosi, noi saremo sempre lì a pompare lavori pubblici, a pompare investimenti, a pompare e creare manodopera. E notate che cosa succede poi al grafico in verde, il prodotto interno lordo, alla fine, e guardate in rosso gli investimenti, gli imprenditori ritrovano l'ottimismo, e rientrano nel mercato, e la crisi è superata in non troppi anni, anche se sono stati tanti. Chi lo ha fatto tutto questo? Beh, lo sappiamo, è quel signore di destra, Franklin Delano Roosevelt. In realtà la storia racconta che quella signora a sinistra, Frances Perkins, la prima donna ministro del lavoro, ha una storia fantastica, fu lei il vero motore della grande innovazione nelle politiche economiche e sociali di Franklin Delano Roosevelt. In particolare fu lei che creò
di Civilian Conservation. Già pensate quanto, con che visione, nel 1930 ha rimesso tantissimi giovani nei parchi, negli uffici postali, a ridipingerli, a lavorare presso le autostrade. E notate bene che qualsiasi riferimento è puramente casuale, quelli non erano sussidi di disoccupazione, era lavoro pagato all'interno della pubblica amministrazione. Rimase famosa la frase di Franklin Delano Roosevelt: io non voglio dare sussidi, non voglio somministrare, amministrare narcotici, perché credo che siano un sottile distruttore dello spirito umano. Lo scambio deve essere chiaro: io ti sostengo e tu ridai indietro, acquisendo anche dignità tu stesso. È un momento che non dimentichiamo, però che qualcuno sembra aver dimenticato, perché questo è lo stesso identico grafico di fronte a una crisi finanziaria praticamente identica, soltanto a distanza di 80 anni, la crisi finanziaria del 2008. Guardate come reagisce, vedete il crollo in rosso sempre dell'investimento privato, gli imprenditori col braccino che si terrorizzano. Vedete che inizialmente il grafico giallo sale, perché inizialmente, vi ricorderete, nel 2009-2010 c'è un afflato di ritorno a maggiori investimenti pubblici e sostenere l'economia, ma poi arriva il fiscal compact ed ecco che senza se e senza ma non ci saremo mai, e parte quella crisi europea di cui vi parlavo. Qualcuno dice: ma questo grafico dimostra, Renzi in particolare lo ha sempre detto, dimostra che poi nel 2014 l'austerità è finita. Prendiamoli un po' di dati. Questi sono gli investimenti pubblici netti, la freccia indica il colore grigio dell'Italia. Come vedete, dal 2014 addirittura gli investimenti pubblici netti sono diventati negativi, il capitale infrastrutturale del paese ha cominciato a declinare. Ma io sono un po' stanco di dire che, anche se poi la mia proposta finale sarà sulla spesa in conto capitale, sulle infrastrutture, di sentir dire che la spesa corrente è una cosa brutta e che è giusto tagliarla, e che la spesa corrente in Italia non è mai stata tagliata perché siamo una cicala. Beh, guardate i dati del Fondo Monetario Internazionale, soprattutto guardate in basso dove c'è scritto consumi pubblici, quella è spesa corrente. Sono spese per medici, spese per insegnanti, spese per poliziotti. Sono tutte quelle spese che mantengono il capitale umano del paese. Io faccio fatica a chiamarle spese corrente, perché sono spese per fare forte il capitale umano del paese. Ebbene, guardate i dati, economie avanzate, 2004-2013, tasso di crescita annuale 1,3% in tutte le economie avanzate, Italia meno 0,2%. 2014-2023, mentre grande ripresa italiana 0,1%, mentre il resto del mondo avanzato, che cresce molto più di noi, spende l'1,7%. Lo ha detto Antonello Patta in maniera chiarissima, lo ribadisce questo grafico successivo, e per cosa? Beh, ovviamente il fiscal compact l'abbiamo creato perché tramite l'austerità riusciremo a mettere a posto i nostri conti pubblici e quindi a abbassare quel mostro del debito sul prodotto interno lordo che tanto fa tremore e genera i mercati. Ebbene, guardate, eccola là l'austerità in arancione, sono tutti i deficit che abbiamo dovuto ridurre perché ce l'ha chiesto l'Europa e nessuno l'ha messo, si è permesso di contestarlo, ma guardate cosa è successo contemporaneamente in celeste ai nostri debiti sul prodotto interno lordo, perché l'austerità ha distrutto la nostra capacità di ripagare i debiti, perché ha distrutto, particolarmente nel meridione, ma non soltanto, tutta la nostra economia. E quindi siamo diventati un paese più instabile, non più stabile, a causa dell'austerità. Ora, ovviamente, questo è il gioco dei perché, no? Perché questa follia? Perché questo sadomasochismo? Questo signore, Olivier Blanchard, è stato il capo economista del Fondo Monetario per tanto tempo, un bravissimo economista, e c'entra perfettamente il punto. Parla di un sospetto basato sulla storia, che qualche, per fortuna non fa nomi, quindi non dobbiamo sentirci, ma lo sappiamo che parlano di noi, che qualche governo potesse avere degli orizzonti miopi, fare più debito, oppure che si mettesse in testa di muoversi con propri obiettivi nazionali, con un contratto sociale, nazionale, fiscale proprio, e quindi andavano fermate le famose cicale italiane, la famosa cicala italiana. Questo sentimento che ci fossero degli attori cicale e degli attori formiche è stato ribadito in tutte le occasioni in cui abbiamo discusso
e qui quindi io sono un po' in disaccordo con Antonello. Io la speranza non l'ho mai avuta, Antonello, che il patto di stabilità che sarebbe stato firmato alla fine sarebbe stato un patto di stabilità diverso, perché tutti i segnali ce l'avevamo. Quando i governi si sono riuniti a marzo del 22 hanno cominciato a parlare di stati rossi e stati verdi, e negli stati rossi, quelli più in difficoltà, quelli più fragili, quelli che avevano l'austerità e quindi un debito pubblico sul prodotto interno lordo alto, cosa dovevano fare? Continuare con l'austerità e fare ancora meno investimenti pubblici, mentre i paesi forti, quelli con debito basso, continuare a fare, sentite sentite, proprio perché è la ricetta per crescere, maggiori investimenti pubblici, creando in nuce un'ancora maggiore divergenza all'interno dell'Unione. Non sto nemmeno a dirti, Antonello, qual era il linguaggio della proposta della Commissione europea nel 2022, che poi di fatto è stata quella che è stata approvata in un certo senso con la Germania, che ha cercato delle differenziazioni. Ma leggetevi le parole. La riforma della Commissione europea, la parola chiave 96 volte citata, debito, 34 volte la parola crescita, sorveglianza e monitoraggio. Pensate che il contratto sociale si crea tra paesi sulla base di queste due parole, questa semantica. Menzionato 70 volte, la parola spesa pubblica è menzionata ma 41 volte, ma sempre per ricordare che andava ridotta, parlando di modello liberista. Occupazione e disoccupazione sono menzionate in tutto il documento 6 volte, quindi era chiaro dove si andasse. Ora però, consentimi di parlare un attimo di cicale e formiche, perché non solo è sbagliato chiamare l'Italia una cicala, perché l'abbiamo visto i numeri, l'Italia è stata la madre di tutte le formiche, è stata molto più austera della piccola cicala tedesca, abbiamo visto tutti i numeri, dal 2010 ad oggi. Ma c'è un'altra questione che voglio interrogare, è se sia giusto fare paragoni di paesi, di collettività sociali in termini di formiche e di cicale. Perché se ci pensiamo bene, la storia delle formiche e delle cicale, cantata dalla Fontaine, è molto nota, no? La cicala che sperpera durante tutta l'estate, canta e suona e balla, arriva l'inverno, la formica ha lavorato tanto, bussa alla porta della formica e la formica, in un perfetto francese, guardandola con disprezzo, le dice «dons», cioè crepa. Non è una bellissima metafora dei rapporti all'interno di un'unione, ma in realtà che questo non fosse la giusta peccato, ecco qua io ho l'effetto sorpresa che mi salta perché le slide, vi devo raccontare che questa storia della formica e della cicala è stata ripresa nel 1933 da un grande amico di Franklin Delano Roosevelt. Chi era questo grande amico di Franklin Delano Roosevelt? Era abbastanza noto, si chiamava Walt Disney. Era molto amico, perché anche Roosevelt sapeva come usare, come tutti i presidenti americani, il cinema per i propri messaggi, se vogliamo. E se andate su YouTube troverete il cartone animato della cicala e della formica fatto da Walt Disney, amico di Franklin Delano Roosevelt. E cosa vedrete se lo andate a cliccare? Per i primi 9 minuti la storia è esattamente identica a quella di La Fontaine. Ma al decimo minuto la cicala bussa, è l'inverno, la cicala bussa alla porta della formica, la formica apre la porta e cosa fa? Gli dà una coperta per rifocillarla, per riscaldarla, e comincia a rifocillarla, e poi con un meraviglioso inglese gli dicono le formiche «dance», perché nessuno balla come te e canta come te, e adesso vogliamo ballare tutti insieme. Il messaggio di Roosevelt era chiarissimo. In un'unione di diversi sarete tutti considerati insieme con solidarietà immediata per chi soffre. Ora, tutto questo dovrebbe convincervi, ecco perché dicevo, c'è una citazione molto bella che ho trovato di Kafka, ci sarà un momento, okay, in cui vogliamo dire che da qui in poi non c'è più ritorno. E come diceva Kafka, è questo il punto da raggiungere. Ci sarà un momento in cui dovremo trovare la quadra per dire non torniamo più, Antonello, all'austerità, semmai l'abbiamo abbandonata. E su questo allora vado a finire concludendo che per non tornare indietro, a mio avviso, ci vogliono 3 rivoluzioni, tornando a quel grafico delle responsabilità. 2 rivoluzioni devono essere
quelle europee. E è abbastanza ovvio quale debbano essere queste due rivoluzioni europee. La prima forse più di tutti è quella per cui abbiamo combattuto, Antonello, in questi ultimi mesi, sperando che il governo italiano convincesse gli altri paesi dell'Europa, la famosa Golden Rule. Almeno se hai queste regole, esenta gli investimenti pubblici, lascia che siano finanziati in deficit. E perché lo dovete fare? Ma perché lo dice la Banca d'Italia, certo non un organo keynesiano o un organo di partito comunista. Guardate cosa dice la Banca d'Italia: un aumento delle spese pubbliche per investimenti realizzato in deficit genera una diminuzione, non so, del debito sul prodotto interno lordo per il tramite della maggiore crescita che questi investimenti pubblici generano. Vuoi stabilità, Europa? Benissimo. Dai la possibilità della Golden Rule. C'è una seconda questione molto importante, ed è una questione che ovviamente vi ho ingannato, nel senso che ho fatto un paragone non tra mele e mele, ma tra mele e banane, nel senso che per arrivare a quel quartone animato gli Stati Uniti d'America ci hanno messo la bellezza di 116 anni, dal 1787 fino al 1933. Nessuno Stato degli Stati Uniti avrebbe acconsentito a vedere la sua politica fiscale, il Missouri, il razzista Alabama, il razzista Mississippi, mai si sarebbero fatti dire da Washington come fare la loro politica fiscale. C'è voluto una lentissima convergenza culturale, una guerra civile, una ferrovia che ha attraversato tutto il paese affinché si potessero conoscere, affinché a un certo punto ci fosse la fiducia nel 1932 per dire adesso mi fido di Washington, perché c'è un signore chiamato Roosevelt che so che avrà a cuore l'interesse comune di tutti. Noi non siamo a questo punto. Se noi oggi dovessimo, ma per motivi normali, non sono passati 116 anni di avvicinarsi. Certo, c'è stato Erasmus, ma ci vuole ancora tempo. Se oggi mettessimo un ministro dell'economia a Bruxelles, sarebbe un ministro tedesco che direbbe, dato il sospetto, esattamente le cose che ci dicono oggi da fare. Tra l'altro, se uno studia la storia degli Stati Uniti, è interessantissima. Fino a che è arrivato Roosevelt, non c'è stato uno Stato degli Stati Uniti che non era libero di finanziare i suoi investimenti pubblici col debito. Non c'erano, perché non c'era lo Stato centrale, tra virgolette, c'era per fare poche cose, tra cui le guerre, ma poco altro. Quando arriva Roosevelt, che succede? Roosevelt dice benissimo, ci penso io a mettere in sicurezza ognuno di voi, quindi voi smettete di fare politiche fiscali espansive, vi mettete delle regole di bilancio, perché ci penso io a fare i deficit per gli investimenti pubblici. Non c'è stato dunque nella storia degli Stati Uniti mai un momento in cui un singolo Stato è stato sprovvisto di protezione tramite gli investimenti pubblici finanziari in deficit. Prima se li faceva da solo, dal 1930 in poi glielo fa il governo centrale di Washington. L'Europa in questo momento si trova senza la possibilità di fare ogni singolo paese i suoi investimenti pubblici perché sono vietati e non ha la capacità al centro per fare investimenti pubblici da Bruxelles. Il tutto significa che in un certo senso bisogna dare ai singoli paesi, fino a quando è possibile, la possibilità di fare finanziamento di investimenti pubblici per conto proprio. Ridare la possibilità all'Italia finché è possibile, ma è ovvio che non si può fare. Perché? Perché c'è un problema, perché non è soltanto una colpa europea, è anche una colpa italiana. E io vi ho ingannato quando vi ho detto che la Banca d'Italia avesse detto che se facciamo più investimenti pubblici in deficit il debito sul prodotto interno lordo sarebbe sceso, perché mi sono scordato di quella righetta in rosso che vedete lì, dove la Banca d'Italia dice a condizione che si spenda bene. Se quegli investimenti pubblici sono fatti bene, allora sì che il debito sul prodotto interno lordo scenderà per il tramite della vera crescita che si genera. E allora qua si crea un problema, perché quel grande sospetto che c'è in Europa è stato drammaticamente, tra l'altro, confermato dal PNRR. Che è successo col PNRR? Abbiamo avuto una marea di soldi e cosa è successo? Non siamo riusciti a metterli a terra. E come mai non siamo riusciti a metterli a terra? Siamo riusciti a mettere la terra perché i nostri ministri, quando hanno firmato il PNRR, hanno detto come la faremo tutta questa massa di investimenti? Ma prendiamo 1.000 persone con un contratto a tempo determinato, 1.000 euro al mese per 3 anni. La macchina della pubblica amministrazione è un investimento in capitale umano fondamentale perché funzionino tutti gli altri investimenti. E quindi
E quindi quello di cui abbiamo bisogno è sederci a un tavolo dove si chiede all'Europa di darci la possibilità di fare investimenti pubblici, ma dove noi dimostriamo che la nostra macchina la sappiamo governare spendendo bene. E finché questa rassicurazione all'Europa non arriverà, non è spendere meno, è spendere meglio e assumere una marea di giovani in tutte le piante organiche completamente depauperate delle nostre pubbliche amministrazioni, strapagandoli, sottraendoli al settore privato, perché poi generano una marea di risorse per tramite l'abbattimento degli sprechi. Se noi portiamo questo, Antonello, al tavolo europeo, allora sì che poi possiamo ottenere in cambio. Ma se chiediamo di nuovo di darci la possibilità di fare investimenti pubblici in deficit, quando il PNRR ha appena dimostrato che quando ci danno i soldi non lo sappiamo fare, a vita corta. E chiudo, scusandomi per la lunghezza di questo, con una frase sempre del New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Perché è contato il New Deal? Il New Deal è contato, dice Eric Rauchway, il New Deal è contato nel 1933 perché diede agli americani il permesso di credere in uno scopo comune che non fosse la guerra. E questa è uno scopo che paro paro questa slide la possiamo prendere e la possiamo riproporre per il nostro futuro e per le nostre sfide. Grazie mille. Allora, adesso spero che sia un attimo. Spero che sia collegato. Adesso abbiamo parlato di conseguenze economiche e sui sistemi industriali e produttivi europei. Vincenzo Comito è un economista esperto da lunga data, per storia personale straordinaria, parte con Adriano Olivetti, ha diretto grandi imprese pubbliche e ha insegnato, insomma, un'esperienza straordinaria, e attualmente molto impegnato negli studi che riguardano l'Europa per quanto riguarda, non c'è più, l'abbiamo perso? Vincenzo, mi senti? Mi sentite? Perfettamente, puoi intervenire allora. Mi fermo subito io, vai. Sì, speriamo che non ci siano problemi durante la trasmissione. Va benissimo adesso. Volevo attaccare subito dichiarandomi assolutamente d'accordo con il professor Piga, almeno su un punto. Beh, su altri ci sono delle sfumature, cioè quello che forse il problema fondamentale italiano alla fine è quello che la pubblica amministrazione non funziona. E se non funziona la pubblica amministrazione, mi sembra alla fine un po' anche ottimistiche le conclusioni del professor Piga rispetto al fatto che potremmo fare delle cose, per esempio l'Italia e all'Italia. Partirei con un dato congiunturale, visto che il professor Piga ha citato diversi numeri, ne cito anch'io qualcuno. Il 2023, il PIL italiano, il PIL dell'Eurozona è stato più o meno dello 0,5% più. Confrontiamoci con il resto del mondo. Stati Uniti 2,5%. Facevo spesso riferimento al professor Piga. La Russia dovrebbe essere fallita in questo momento, e invece la Russia, dati di 2-3 giorni fa, è cresciuta nel 2023 del 3,6, la Cina del 5,2, l'India del 6,7. Sono dati congiunturali, ma che fotografano
abbastanza bene la situazione di fondo del nostro continente e indirettamente, sinteticamente, io posso configurare l'economia europea. Vincenzo, come un mi malato senti? Grave che sta a letto e da tempo e non sa come uscirne, non importa ovviamente che una buona connessione, è la connessione sua, perché qua... però abbiamo fatto con lui dei collegamenti, hanno sempre funzionato. È uscito, devi chiamarlo al telefono, che è grave questa cosa, sì, perché niente, è riuscito. Senti, qui... appena raggiungo... Vincenzo, guarda, facciamo una follia. Sì? Parla nel telefono che io metto il microfono. Mi spiace un casino perché... mi rendo conto anche farti fare un intervento in queste condizioni non è il massimo, ma se non tiene la connessione, non, io non sono in grado di fare altro qui. Sì, sì, pazienza. Prova. Comincia a parlare? Sì, vai. Sì, ti sentiamo bene. Vuol dire che accorcerò anche. No, vai tranquillo. Stavo introducendo uno studio australiano
finanziato dal Dipartimento di Stato, che ha esaminato qualche mese fa i 44 settori tecnologicamente avanzati. E cosa ha scoperto? Ha scoperto che in questi 44 settori, in 37 stava al primo posto la Cina e in 7 stava al primo posto gli Stati Uniti. Quando la Cina è al primo posto, gli Stati Uniti sono al secondo. Quando gli Stati Uniti sono al primo, la Cina è al secondo. E gli europei praticamente non ci sono, o meglio, stanno nelle seconde e terze file. Può darsi che questo studio sia un po' manipolato, perché il Dipartimento di Stato magari lo usa per chiedere altri soldi al governo, al Parlamento, voglio dire, però fotografa una situazione di fondo, quella che l'Europa non ce la fa e penso che ben difficilmente ce la farà nel prossimo futuro a tenere il passo con Cina e Stati Uniti sul piano tecnologico. E non tenere il passo sul piano tecnologico significa poi tendenzialmente tenere sempre meno il passo sull'economia. E in effetti, se guardiamo ai tradizionali settori in cui l'Unione Europea era forte, vediamo che questo tradizionale vantaggio si va totalmente erodendo. Intanto parto da un tema di cui oggi si parla molto, l'agricoltura. Due studiosi francesi hanno analizzato la situazione e hanno concluso che l'Unione Europea finanzia con la PAC soprattutto i grandi complessi, ma poi finanzia la produzione di prodotti a basso valore aggiunto, in particolare i cereali. Questi cereali vengono prodotti con poco lavoro e con input produttivi, sementi, concimi, macchinari, eccetera, provenienti in gran parte da paesi extraeuropei. I prodotti poi agricoli europei vengono spediti in Asia prevalentemente e in particolare in Cina, che ci manda in cambio prodotti industriali di livello tecnologico sempre più elevato, e questa è l'agricoltura. Nei servizi, per farla molto breve, ricordo solo due settori: le banche, che pure in questo momento in Europa mostrano ottimi risultati per il 2023, ma le banche europee sono molto più piccole di quelle cinesi, mentre quelle statunitensi hanno una redditività doppia di quella europea. Arriviamo all'industria, qui ci sarebbe da perdere anche qualche ora a parlarne, ma nella sostanza l'Europa era forte nell'auto. Ancora oggi in Germania 15 milioni di lavoratori lavorano per l'auto in maniera diretta o indiretta, ma arriva l'elettrico, arriva il software, arriva la macchina guida autonoma e il peso della prodezza tecnologica europea, in particolare delle prodezze tecnologiche delle case tedesche, non serve tendenzialmente più a nulla. Qui nell'auto gioca la Cina e almeno una casa americana come la Tesla per il momento, in futuro forse anche altre, e l'Europa continua a perdere posizioni. Nella chimica il 50% del mercato è tendenzialmente in Cina e almeno il 30% negli Stati Uniti. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, la chimica europea sta scomparendo. I tedeschi corrono in Cina e o negli Stati Uniti.
i prodotti per l'energia pulita. Sappiamo bene che anche in questo caso abbiamo pochissimo da dire. Cosa resta in Europa? In Europa restano una serie di cose, ma che non ci entusiasmano molto. Forse il settore in cui l'Europa ha più successo è il settore del lusso, ma secondo me dipende molto dal fatto che gli asiatici, in particolare la Cina, ancora non se ne sono occupati seriamente. Quando lo faranno avremo dei guai anche lì. Siamo forti nel turismo, siamo i primi nel mondo nel turismo, ma è un prodotto a basso valore aggiunto. Resistiamo sull'agroindustria, ma complessivamente la situazione non è brillante. Come ha scritto qualcuno di recente, in particolare la Cina sta laminando l'industria europea. Certo, possiamo mettere poi dei dazi e forse ci salviamo per qualche anno. Scusate, ma vado di fretta ormai. Ecco, gli investimenti in ricerca e sviluppo dell'Unione Europea sono in quantità ancora elevati, il 20% del totale mondiale, ma sono concentrati di nuovo nei settori tradizionali. Vado avanti. Ecco, l'Unione Europea sino a qualche anno fa a solo sentir parlare di politica industriale metteva mano alla pistola, Bruxelles metteva mano alla pistola. Più recentemente si sono accorti che non era una politica adeguata e hanno cominciato a cercare di fare dei programmi, quindi sono messi all'opera. Ci sono programmi per vari settori, ormai robotica, intelligenza artificiale, l'ambiente, eccetera. Ma per dirlo sinteticamente, si troppo poco, troppo tardi. Non so, certo è meglio di niente, non so questi sforzi che risultati potranno produrre. Il professor Piga faceva riferimento in qualche modo al confronto tra Unione Europea e Stati Uniti e posso anch'io avanzare qualche cifra. Nel 2008, secondo alcuni studi, il PIL degli Stati Uniti e dell'Unione Europea era praticamente della stessa dimensione, ma da allora l'andamento è molto divergente. Oggi il PIL statunitense è superiore di un terzo e l'Europa senza la Gran Bretagna è superiore del 50%. E l'Europa dipende dagli Stati Uniti per tecnologie, energia, capitale, protezione militare. Dunque, tra i problemi europei, già il professor Piga faceva una lista, vorrei ancora ricordare anche la mia. Gruppi dirigenti imbelli a Bruxelles, forte spinta economica e tecnologica Stati Uniti e Cina, divisione politica tra i vari paesi dell'Unione Europea, carenze di capitali e investimenti, difetti di produttività, anche in questo caso il confronto con gli Stati Uniti sarebbe impietoso, alto livello di indebitamento, inflazione e poi le pressioni politiche statunitensi. Ecco, a questo punto passerei brevemente alla Germania e all'Italia. Nel quadro dell'Unione Europea, ovviamente, la situazione tedesca è fondamentale perché non solo è l'economia più importante di gran lunga dell'Unione Europea, ma lavora in sostanza per la Germania gran parte dell'industria del Nord Italia,
nonché quella di gran parte dei paesi dell'Est Europa. Dall'inizio del secolo e sino a pochi anni fa, la situazione della Germania sembrava rosea. Leadership tecnologica in alcuni settori, auto, chimica, meccanica, competitività dei costi, grazie anche al fatto che il rapporto marco-euro era stato fissato in maniera molto favorevole alla Germania, sviluppo dell'economia mondiale, in particolare dell'Asia, che in quel momento era molto forte. Poi forte coesione sociale e politica interna. Poi qualcosa si è rotto e constatiamo che nel 2003 il PIL diminuirà dello 0,3% e che le prospettive del 2024 non sono molto più rose. Il PIL tedesco si prevede nei prossimi 5 anni crescerà meno di quello di tutti i grandi paesi occidentali. Le cause di questo problema sono diverse, adesso le posso elencare, ma tra le cause interna, struttura politica di bilancio con i vincoli che non permettono di spendere quanto sarebbe necessario, sistema infrastrutture decrepite, apparato. Ecco poi un dato fondamentale: in un periodo in cui tutto corre più veloce, il paese è lento, molto lento, la burocrazia è soffocante, sia il settore pubblico che il privato hanno delle procedure molto defatiganti. Manca poi manodopera qualificata, mancano per dire 70-80 mila ingegneri e centinaia di migliaia di altri esperti qualificati. Tra le cause esterne poi forte aumento dei prezzi dell'energia, come sappiamo la storia, mentre Cina cioè i prezzi dell'energia tedeschi e quelli più in generale dell'Unione Europea sono grosso modo il doppio oggi di quello cinesi e statunitensi. Fattori poi geopolitici, gli Stati Uniti lavorano contro la Germania, rallentamento dei processi di mondializzazione con crescente concorrenza cinese su molti settori produttivi, tassi di inflazione più elevati, esportazioni verso la Cina in difficoltà, e questo è un quadro abbastanza rappresentativo. Si può dire comunque in sostanza alla fine, per la Germania come per l'Europa, che non è chiaro quale possa essere la sua vocazione, in quali settori l'Europa può svilupparsi. Mi accorgo anche di star prendendo molto tempo, quindi dico alcune cose rapide sull'Italia. L'Italia, come è noto, non cresce forse da più di 30 anni o cresce in misura minima. Una cosa che è poco nota è che l'Italia non solo è il fanalino di coda dell'Unione Europea, ma sostanzialmente è tra i paesi che crescono meno al mondo, non solo dell'Unione Europea. C'è un fallimento chiaro delle classi dirigenti del paese, fallimento delle classi dirigenti economiche, finanziarie e politiche. Sono apparse qualche settimana fa delle statistiche sul Sole 24 Ore che mostrano come negli ultimi decenni si siano persi nel nostro paese i 2/5 della capacità industriale.
di fronte a queste, a questa situazione, scusate ma io sono spesso molto pessimista sulle questioni, che cosa si può fare? È molto difficile da dire, il professor Piga, ripeto, ha indicato alcune strade, io sono leggermente più pessimista. Comunque ovviamente si tratta anche di fare le solite cose che si ripetono da decenni, investimenti in ricerca, investimenti nella scuola, maggiore autonomia decisionale dagli Stati Uniti, riduzione delle spese militari, riduzione dell'evasione fiscale, apertura dei rapporti con tutti i paesi del mondo, mentre, e anche qui bisogna ricordare il caso della Germania, la Germania, in Germania, anche sotto la spinta degli Stati Uniti, ci sono forze politiche che stanno lavorando per rompere i legami tra Germania e Cina. Sarebbe un suicidio economico, sociale, politico totale, ma non è, le nazioni e i continenti a volte si suicidano tranquillamente. Ecco, non sono stato molto ottimista e ho corso un po' perché mi sento a disagio a parlare solo nel microfono. Vi ringrazio comunque dell'attenzione. Ti ringraziamo molto noi, Vincenzo, ci devi scusare, speriamo, vedremo di rimediare per la prossima volta, grazie. Beh, vedremo, le altre volte ha funzionato, vediamo, grazie mille. Allora, adesso direi la parola a Loredana, alla segretaria della CGL Roma e Lazio, quindi segretaria generale, no, regionale. Mi metto qua. Stefania Sposetti, giusto? Esatto. Grazie. Allora, innanzitutto parto dai ringraziamenti per avermi invitato a partecipare a questa iniziativa, che io credo, oltre ad essere molto interessante da un punto di vista di informazioni che ci ha dato Antonello in apertura, ma anche il professor Piga, il professor Comito nelle loro presentazioni, è anche molto utile per quello che io credo dovremmo provare a fare da qui ai prossimi mesi, ma anche ai prossimi anni. L'appuntamento degli europei di giugno è un appuntamento fondamentale che noi dobbiamo assolutamente presenziare in questi mesi per provare ad invertire la tendenza. Certo, il punto di partenza non è un punto positivo. Quello che ricordava il professor Piga rispetto a quanto Biden sostiene, no? Cioè il fatto che gli investimenti pubblici di fatto mettano anche in sicurezza la sopravvivenza della democrazia, io credo che sia fondamentale e non credo che anche nella nostra Europa noi possiamo fare a meno di provare ad invertire la tendenza a partire dal patto di stabilità, per quanto insomma si siano prese già delle decisioni importanti, per provare a salvare quello che accadrà a giugno del 2024. Io sono assolutamente convinta, e questo lo ripeto sempre, che se noi non riusciremo a spuntare quelle elezioni, il baricentro dell'Europa a giugno si sposterà e noi sicuramente non staremo meglio, considerando anche quello che sta accadendo poi nel nostro paese. Quello che io oggi proverò a portare qui chiaramente è il punto di vista sindacale rispetto a questi argomenti, perché la CGIL già dal maggio del 2023 aveva provato a lanciare al congresso della CES una mobilitazione europea di tutti i paesi membri per contrastare il ritorno alle politiche di austerità. Insieme a, diciamo, al contrasto delle politiche di austerità provava a dire anche quello che l'Europa e tutti i paesi membri, compresa l'Italia, avevano bisogno, quindi un lavoro sicuro e di qualità, un fisco più equo e la difesa dei servizi pubblici a partire dalla sanità e dalla scuola, dall'istruzione, non di certo
di un ritorno all'austerità che avrebbe portato ulteriori tagli rispetto a quelli che poi il governo Meloni, da ultimo, ha fatto e che avranno appunto una ricaduta in tal senso. La CGIL prova a lanciare questa mobilitazione che si è poi svolta nell'arco dei mesi in tutti i paesi membri. In Italia, vi ricorderete, la CGIL è stata in piazza nel mese di maggio, nel mese di giugno da sola sui temi della sanità, poi la piazza del 7 di ottobre, lo sciopero del 17 novembre insieme alla UIL, e vi devo dire che queste, diciamo, questi appuntamenti sono stati un crescendo di partecipazione. Ci sono state nel paese, soprattutto nella fase autunnale, altre piazze importanti che hanno mostrato che in questo paese oggettivamente, al di là della narrazione che il governo porta avanti, un disagio c'è ed è un disagio che sta crescendo. Da quelle piazze si è poi arrivata alla manifestazione di Bruxelles del 12 di dicembre, dove c'è stata una giornata di mobilitazione complessiva di tutti i sindacati europei, compresa la CGIL e la UIL per quanto riguarda le confederazioni italiane, e da lì appunto si è rilanciato il tema del contrasto al ritorno all'austerità. Un'austerità che abbiamo vissuto ancora prima, diciamo, di ripristinare il patto di stabilità nella legge di bilancio 2024, che è stata una legge di bilancio che abbiamo fortemente contrastato, che abbiamo fortemente criticato, perché quei tagli che sono stati fatti sono tagli che poi cadono sulla pelle dei cittadini e delle cittadine che quotidianamente proviamo a rappresentare, e abbiamo provato fortemente a contrastare perché quelle politiche, oltre a definire un'idea di paese profondamente diversa e di stato sociale profondamente diversa da quella che abbiamo, che ha la CGIL, ma che mi sento di dire avete anche voi, sono anche delle politiche che a lungo andare porteranno i cittadini a fare degli arretramenti nei loro diritti, a partire dalla sanità. La sanità, al di là di quello insomma che loro raccontano, che c'è stato un investimento in termini assoluti più alto di quello che c'è stato negli anni precedenti, in realtà gli investimenti in sanità portano a un abbassamento del PIL, quindi dell'impatto che avevano sul PIL, fino da un, diciamo, partire da un 6,8 del 2022 ad arrivare a un 6,1 del 2026. Quindi evidentemente, insomma, a fronte poi di altri paesi che stanno intorno al 10%, parlo sempre dell'area euro. Sicuramente delle scelte sbagliate, delle scelte che, provo a dire, hanno degli impatti anche rispetto ai bilanci degli enti locali. E provo insomma a dirvi un po' che cosa accade sul Lazio e sulla città di Roma. Quei tagli stanno impattando ormai da tempo pesantemente sui bilanci appunto della regione Lazio, un bilancio che ha fatto fatica a chiudersi per l'ennesima volta, un bilancio che vede di nuovo un arretramento di quelle che sono le tutele dei cittadini e delle cittadine che io mi sento di chiamare i contribuenti, cioè quelli che pagano le tasse e che provano a portare avanti la nostra regione. Con la regione abbiamo avuto uno scontro importante, non so se l'avete insomma seguito, rispetto ai temi della pressione fiscale. La regione Lazio, ma anche il comune di Roma, sono l'addizionale regionale all'IRPEF più alta d'Italia. Negli ultimi due anni, grazie a un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, si era arrivati a un taglio di quell'addizionale regionale all'IRPEF per redditi fino a 35.000 euro che questa giunta, non appena insediata, ha deciso di tagliare. Quindi per il 2024 chiaramente noi ci vediamo dal primo di gennaio di tornare al massimo di quell'addizionale regionale all'IRPEF, ma nel 2025 siamo riusciti a spuntare di nuovo quell'accordo dopo un contrasto duro con la regione, che alla fine, non riuscendo a chiudere il bilancio preventivo 2024, devo dire anche grazie alle opposizioni
che hanno fatto una vera opposizione, una dura opposizione, siamo stati convocati di sabato pomeriggio e siamo riusciti a spuntare appunto il rifinanziamento di questo cosiddetto fondo tagliatasse con gli stessi milioni di euro che ci sono stati negli anni precedenti e che permetterà ai cittadini e alle cittadine del Lazio di vedere un abbassamento dell'addizionale all'IRPEF. Siamo contenti, siamo soddisfatti, sicuramente non al 100%, è evidente, il 2024 sarà un anno pesante e lo sarà ancora di più alla luce di quello che accade anche su Roma. Su Roma anche qui abbiamo l'addizionale regionale all'IRPEF più alta d'Italia, purtroppo per il commissariamento dovuto al debito pregresso al 2012. Anche qui abbiamo provato ad aprire un ragionamento con la giunta capitolina per provare ad abbassare la pressione fiscale delle persone che più hanno bisogno all'interno della città, ma prima di andare a quella riunione abbiamo provato anche a cimentarci con un po' di dati. E qui quello che raccontava insomma il professor Comito, chiaramente Roma è la capitale d'Italia, ma Roma non cresce ormai da almeno 15 anni. È una città che stagna, che ristagna, che non riesce a far ripartire l'economia e che non cresce neanche nei momenti nei quali il paese in realtà è in crescita. Stiamo provando in maniera importante a sollecitare la giunta rispetto alle questioni del PNRR e del Giubileo, delle risorse insomma relative al PNRR e del Giubileo, che sono delle risorse che a nostro avviso possono, non ci sarà un secondo tempo rispetto a investimenti così importanti, ed è chiaro che è un appuntamento che non va perso. Ma è altrettanto evidente che quelle risorse non possono essere messe a terra solo ed esclusivamente rispetto a delle singole opere che sì renderanno migliore la nostra città, la nostra regione, ma non stanno disegnando un modello di sviluppo di questa città e di questa regione che permetterà ai cittadini e alle cittadine di stare meglio. Sicuramente è una condizione complicata, non è semplice. I soldi non ci sono, noi ci rendiamo conto che le nostre proposte non possono essere portate avanti a, diciamo, parità di entrate, a meno che in maniera molto coraggiosa non si vanno a prendere i soldi dove sono, quindi provando ad attaccare l'evasione e l'elusione fiscale, che io ricordo solo sul Comune di Roma essere intorno a 1 miliardo di euro, quindi insomma delle risorse da recuperare probabilmente ci sono, ma anche, torno un attimo velocemente, diciamo, al panorama italiano ed europeo, provando a tassare quegli extra profitti che invece ad oggi sono, come dire, è impossibile anche solo provare a discuterne. Mi avvio appunto alle conclusioni. Io penso che l'austerità non sia assolutamente quello che, di cui il nostro paese, la nostra regione, la nostra bellissima città hanno bisogno. C'è bisogno di politiche coraggiose, c'è bisogno di invertire la tendenza. La CGIL ci sta provando anche a fare un po' il collettore di questi disagi che si stanno palesando, anche attraverso il contatto con una serie di associazioni sul territorio, anche con il contatto con i partiti politici, che devo dire insomma per un periodo storico abbastanza lungo si erano sicuramente un po' raffreddati. Noi ci siamo, ma abbiamo bisogno anche di voi, abbiamo bisogno di fare squadra, di stare insieme e di provare ad invertire la tendenza di questo paese, a partire da una narrazione che sicuramente non fa bene e che mette pesantemente in discussione la democrazia del paese. Grazie di nuovo e buon proseguimento. Grazie. Allora adesso la parola alla Elena Mazzoni, che ci parlerà delle implicazioni, in particolare dei temi ambientali. Cercherò di essere rapidissima perché ci siamo un pochino dilungati con vari problemi tecnici, però cerco di recuperare. Innanzitutto io volevo allacciarmi alle ultime parole della segretaria regionale, perché proprio con le realtà sindacali e le realtà sociali di Roma, la CGIL, la rete dei numeri pari di cui io faccio parte, perché
faccio parte di una fondazione che è Transform, che fa parte della rete dei numeri pari. Il 20 febbraio lanceremo proprio un documento in cui presenteremo le criticità in termini di diseguaglianze economiche e sociali che come reti sociali e reti sindacali abbiamo riscontrato sulla città di Roma. Quindi è anche un modo per invitare tutti e tutti, lo faremo nel Palazzo dell'ex provincia in Piazza Santi Apostoli a Roma, e sarà un momento importante proprio per capire quali sono le criticità della nostra città, che in realtà non è nient'altro che lo specchio, probabilmente in maniera anche più negativa, di quella che è la situazione dell'Italia. Io non andrò assolutamente a ripetere quello che è già stato detto in maniera molto esaustiva sia dalla relazione di Nello che dal professor Piga e dal professor Comito in collegamento. Quello su cui volevo porre l'attenzione è la questione di come la crisi economica e le scelte restrittive, le scelte di austerità che fa appunto l'esecutivo, non solo non risolvono i problemi, li accrescono e creano ovviamente un rischio di derive autoritarie. Ma il problema più grande è che in questa situazione, dove il 5% più ricco della popolazione italiana possiede il 46% della ricchezza totale netta del nostro paese, e questo lo dice il rapporto che è stato pubblicato da Oxfam, quindi non è che lo diciamo noi perché siamo comuniste e comunisti e quindi stiamo sempre lì a pensare di voler toccare la ricchezza altrui, ma lo dice appunto Oxfam, e lo fa riprendendo, tra l'altro lo dice anche Banca Italia nell'ultima analisi che ha presentato a gennaio, e lo fa riprendendo i dati della BCE, quindi non è che stiamo veramente prendendo l'eco del rivoluzionario, ma stiamo prendendo dei dati economici. E all'interno di questa situazione di diseguaglianza creata appunto da queste scelte ripetute e perpetrate negli anni, la crisi, il collasso totale climatico che stiamo vivendo, acuiscono ancora di più questa forbice, anche se potrebbe sembrare due argomenti completamente scollegati, in realtà non è così, perché soprattutto i paesi, i contesti economici che vivono di agricoltura vedono in questi giorni le proteste dei contadini, anche se hanno magari delle radici un po' diverse rispetto a quello che noi come ambientalisti vogliamo portare avanti, comunque lo fanno vedere. E la crisi impatta maggiormente sui paesi che hanno una rendita da agricoltura, e i sussidi, che sarebbe bello un modello economico senza sussidi, ha ragione il professor Piga quando ha fatto la citazione di Roosevelt, no? Che diceva: io non vorrei dover dare sussidi, sarebbe assolutamente perfetto, però ricordiamo che i sussidi, anche il reddito di cittadinanza stesso, anche i sussidi per il sostegno al pagamento delle bollette, sono state delle misure che durante il Covid hanno permesso a tante famiglie di non trovarsi nella situazione in cui si trovano. E nel punto di vista della crisi climatica, noi vediamo che i sussidi vanno sempre verso quelle fonti che maggiormente impattano, quindi siamo abituati a guardare i sussidi a tutte le fonti di energia ambientalmente dannose, quindi sussidi, siamo abituati a vederlo al fossile, e non vediamo mai nessun tipo di sussidio a tutto quello che potrebbe portare a transitare, se non addirittura a riconvertire in chiave ecologica quella che è la nostra economia, e soprattutto il modo in cui noi ci andiamo a efficientare da un punto di vista energetico. E le attuali scelte non fanno altro che portare ancora più indietro rispetto a quelli che dovevano essere gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi assolutamente il livello ambientale e soprattutto quello della questione di approvvigionamento energetico sono quelli che maggiormente vengono toccati. Questo impatta sulle tasche proprio delle famiglie, perché abbiamo dei costi di energia esorbitanti, impatta dal punto di vista del reddito, perché tutti i redditi collegati alla questione dell'agricoltura
ne vengono pesantemente intaccati, e quindi c'è uno studio molto interessante, magari perché i tempi sono veramente brevi, che è stato fatto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, poi magari possiamo mettere i link o fare anche dei contributi scritti per poter aiutare, che questo studio praticamente fa vedere proprio da un punto di vista economico come i sussidi attuali, quindi le misure attuali messe in atto sia a livello europeo che le scelte dell'esecutivo nazionale aumentano ancora di più questa forbice. E la stessa cosa ha fatto il centro studi Europa e Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Perché io vi dico questi nomi? Proprio per far capire che non è un problema che viene affrontato solamente dall'ambientalista, che viene sempre visto in una maniera un po', quasi una figura un po' particolare, che sta lì a fare quasi, non diciamo una macchietta, però a sollevare delle questioni che sembrano delle questioni marginali rispetto invece alle questioni di salario, alle questioni di lavoro. In realtà non è così, la questione ambientale oggi è una questione che impatta enormemente, l'abbiamo visto con quello che è accaduto in Emilia Romagna, con gli eventi climatici estremi che hanno completamente cancellato tutta la produzione, oltre a tutto il resto dei danni, però qui stiamo parlando di produzione agricola, e quindi credo che noi dovremmo fare un ragionamento anche in termini di proposte, quindi provare a ragionare sia con i sindacati che con tutte le realtà che sono disponibili a fare un ragionamento con noi come partito su quelle che potrebbero essere le alternative, per far sì che non dobbiamo sempre stare a parlare di chi praticamente sta sui transatlantici e chi invece sta con la barchetta a provare veramente a remare per cercare di sopravvivere a livello europeo, a livello italiano e soprattutto dentro la città di Roma, che abbiamo visto anche dalla relazione della segretaria regionale della CGIL, è veramente un termometro delle diseguaglianze in questo periodo e in questo paese. Non aggiungo altro perché veramente siamo strettissimi con i tempi, ringrazio per questa iniziativa e credo che dovremmo aumentarne il numero di questo tipo di iniziative e anche la produzione che noi possiamo fare di materiali come partiti e come partito su questo argomento, perché è assolutamente legando i vari temi che noi possiamo trovare una ricetta, una visione, perché altrimenti se i temi li trattiamo sempre in maniera scollegata c'è sempre quella sorta di conflittualità anche tra lavoro e ambiente che negli anni poi ha prodotto la situazione attuale in cui non ci abbiamo né la tutela dell'ambiente e né la tutela del lavoro. Grazie Elena, adesso abbiamo Loredana che è la nostra responsabile scuola nazionale. Ci spiace stringere i tempi così, purtroppo, ma abbiamo anche un problema tra l'altro di orari qui della CGIL e quindi mi spiace molto chiedere di stringere, ma riprenderemo sicuramente utilizzando anche meglio le competenze che oggi ci è stato permesso di avere qui. Di essere molto breve, molto breve. Mi interessa soltanto, sottolineare alcune questioni, soprattutto quelle che sono state trattate dal professor Piga e da Comito, e cioè il fatto che ci viene proprio squadernato sotto gli occhi che si smentisce l'oggettività dell'economia. Credo che questo sia uno degli impegni politici più importanti che noi abbiamo in questa fase, perché il senso comune che è stato costruito sul fatto che l'economia è qualcosa di oggettivo e quindi non si può sfuggire alle sue dinamiche è importantissimo. I contributi che ci sono stati dati vanno in quella direzione, nello smentire appunto che invece che l'economia non è affatto qualcosa di oggettivo e di automatico,
ma è guidata da scelte politiche ben precise. La dimostrazione del New Deal da questo punto di vista è clamorosa, no? Partire da una situazione come quella della crisi del 29 e introdurre degli elementi di rottura in ambito economico, ma anche sociale e soprattutto politico, è diciamo la dimostrazione che appunto si possono anche capovolgere delle situazioni che sono apparentemente irrimediabili. E noi su questo dobbiamo, mentre dobbiamo prendere atto di una situazione estremamente difficile, non dobbiamo però abbandonare l'idea che tutto questo si possa mettere in discussione e si possa persino capovolgere. E allora credo che sì, abbiamo tutta una serie di proposte, di approfondimenti che dobbiamo fare per andare in questa direzione. Non abbiamo parlato oggi sufficientemente del tema della guerra, è stata accennata, e qui noi non abbiamo soltanto una questione che riguarda la spesa che questo comporta, no? Perché la spesa le spese militari in Italia sono schizzate in alto, e quindi la guerra si paga da tutti i punti di vista. Naturalmente noi la paghiamo molto, ma molto meno di quello che la pagano coloro che hanno le bombe sulla testa. Ma la guerra oggi è un elemento, diciamo così, costitutivo di un ordine mondiale che è quello che veniva descritto dal punto di vista economico. Io su questo vorrei così aggiungere, e non è un fatto metaforico, è un fatto estremamente concreto, che insieme alla guerra guerreggiata a cui l'Italia sta partecipando, stracciando la Costituzione anche su questo terreno, c'è anche una guerra interna, una guerra che si sta conducendo in Europa e in Italia contro le classi subalterne, perché la riduzione dei diritti e la riduzione del welfare, quello che noi abbiamo conosciuto, la riduzione delle libertà, perché attenzione, noi qui non è una questione di governo fascistoide, qui c'è un problema di bisogno, per poter sostenere quelle politiche, di disciplinamento, di controllo, di sorveglianza su quelli che sono i soggetti che potrebbero in qualche modo diciamo produrre dei conflitti. Ben vengano gli agricoltori con i trattori, secondo me. Adesso, al di là di quelle che possono essere le contraddizioni, la confusione che c'è interna, di posizioni anche molto diverse, alcune assolutamente non condivisibili, quando per esempio si pongono in alternativa alla tutela ambientale. Ma da un punto di vista, diciamo così, di soprattutto di un'area dell'agricoltura che riguarda piccoli e medi agricoltori che stanno invece mettendo in discussione proprio alcuni meccanismi di fondo. Ecco, io credo che questo sia un movimento che va molto osservato, molto capito. Purtroppo è un movimento un po' allo sbando, perché non è rappresentato. Ho sentito una lamentela proprio questa mattina da parte del presidio che sta qui sulla Nomentana, che non sapevano neppure del fatto che c'era stato un incontro con la Presidente del Consiglio, e quindi c'è evidentemente un problema, diciamo, di rappresentanza, che io spero che riescano in qualche modo
a trovare e a mettere insieme. Quindi noi, questo perché lo dico? Perché noi o affrontiamo questa fase con delle rotture forti, radicali, decise, non cercando di rimediare le briciole che in qualche modo questa situazione ci potrebbe dare, andare a cercare, no, qui bisogna mettere in discussione i meccanismi di fondo che hanno causato questa situazione e che puntano anche a peggiorarla. Possiamo dire tante cose, cioè, che ne so, la prima che veniva in mente prima, che per esempio disinvestire sulla cultura, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla cultura, quando si dice, credo che sia vero, che un euro investito nella cultura ne produce il doppio, questo la dice lunga, no? Sul fatto che poi si fanno delle scelte di un certo tipo. Mi piacerebbe molto approfondire il discorso sul perché l'Europa ha questo atteggiamento di tipo masochistico. Lo vorrei capire un po' di più, vorrei scendere un po' più a fondo rispetto a questa questione, ma credo che però il problema più importante e le questioni che noi abbiamo davanti siano quelle che oggi noi dobbiamo aggredire, tutte le azioni che puntano a riportare nel mercato quello che le lotte degli anni 70 erano riuscite a far uscire dal mercato. E quindi i servizi, la sanità, l'istruzione, tutto ciò che è, non bisogna mollare di un millimetro, ed è su questo che bisogna aprire le vertenze a livello territoriale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. È su questi terreni, cioè noi dobbiamo non cedere di un millimetro rispetto alla difesa di quello che c'è ancora, ma dobbiamo riguadagnare quello che invece ci è stato tolto. Ed è questa la, diciamo, la prospettiva rispetto alla quale, secondo me, per rispondere a questo quadro drammatico che però noi dobbiamo sdrammatizzare in qualche modo, perché altrimenti poi la gente si sente impotente rispetto a dimensioni di questo tipo, noi dobbiamo assolutamente da questo punto di vista avere invece la capacità di considerarla una fase storica, perché appunto qui oramai va di moda che la storia finisce comincia in determinati punti e finisce in altri punti, cioè come se la storia invece non fosse qualche cosa che fluisce continuamente. Quindi non siamo alla fine della storia, dobbiamo invece assumere un atteggiamento di estrema combattività, diciamo, rispetto alle cose che poi purtroppo non ho il tempo di approfondire. Grazie Loredana. Per l'ultimo intervento, Maurizio Acerbo. Sì, Acerbo. Innanzitutto grazie ai relatori e alle relatrici, perché la discussione di oggi ha posto non solo delle questioni che ben noi conosciamo e su cui abbiamo impostato, oserei dire, le scelte politiche degli ultimi 15 anni della nostra storia. Se noi oggi, come Rifondazione Comunista, lo dico anche alla compagna CGL, ci ritroviamo fuori dal Parlamento, non è per una vocazione settaria, ma perché abbiamo ritenuto, analizzando quelli che erano stati gli orientamenti di fondo del centro-sinistra, perché la destra fa il suo mestiere, rappresenta un altro blocco sociale, diciamo, anzi, è riuscita in alcuni frangenti anche a coprire il ruolo che doveva essere dello schieramento, diciamo, progressista, però abbiamo fatto un'analisi piuttosto laica, non ideologica, e cioè che le coordinate di fondo delle politiche del centro-sinistra in Italia, persino quando c'eravamo noi e cercavamo di svolgere un ruolo correttivo, di
come minimo di riduzione del danno, però andavano in tutt'altra direzione, quella di presentarsi come, anzi, lo schieramento politico più in grado di realizzare quegli orientamenti dell'Unione Europea. Questo ha portato a una profonda crisi della democrazia del nostro paese, perché la dialettica politica si è sviluppata per lunghi anni intorno alla competizione tra chi meglio rappresentava quegli orientamenti suicidi per la società italiana, se la intendiamo come il complesso della popolazione, quello che un tempo si chiamava l'interesse generale, ma in particolare per le classi popolari e le classi lavoratrici. E questo è un dato che ha avuto una conseguenza sulla democrazia, perché oggi noi abbiamo metà della popolazione che non vota, perché non vede più nella partecipazione politica, e come verifica anche la CGIL, non solo non vota, ma sempre più è difficile anche costruire movimenti di partecipazione e di lotta, perché l'agire collettivo è favorito da contesti in cui tu agisci insieme ad altri e cambi le cose, fai delle conquiste, ottieni degli obiettivi. Quando tutto è a vuoto, o anzi ti si ritorce contro, cresce la disaffezione e cresce la crisi della democrazia, e in tutti i campi, non solo quello direttamente politico. E a me fa piacere che la CGIL questo lo ha messo a tema da tempo, perché Landini nei suoi interventi spesso cita questo elemento fondamentale. Noi ci siamo ritrovati in un contesto in cui da anni non solo c'è stata questa competizione, ma a un certo punto addirittura la destra è riuscita a presentarsi come la forza popolare antisistema, agitando il sovranismo e via discorrendo. Il governo Meloni da questo punto di vista sta mostrando in maniera palese quanto si trattasse di una balla, e poi verrò ad affrontare questa questione proprio con l'esempio dell'ultima vicenda, quella che è ancora in corso, cioè quella dell'agricoltura, che molto bene mostra qual è il ruolo della destra dentro alla crisi sociale che viviamo da anni e della democrazia. E io credo che come forze della sinistra, e penso anche come forze sindacali, intendendo la sinistra, io uso un concetto che oramai si è dismesso, ma un tempo per dire la sinistra, intenderla tutta insieme, si usava un'espressione: movimento operaio e socialista. Cioè si intendeva dire che la sinistra erano i lavoratori e le lavoratrici che si organizzavano, e le loro rappresentanze politiche, che erano varie, ma che avevano una comune ispirazione socialista. Oggi noi ci troviamo da molti anni che non abbiamo più un movimento operaio come un tempo, e soprattutto non abbiamo una sinistra di ispirazione socialista, perché gran parte dello schieramento politico, quella che la televisione chiama sinistra, contribuisce a questi temi, e lo fa con una opposizione al governo di destra che rischia di rendere la destra vincente ancora per anni. E faccio un esempio per capirci. Il governo Meloni, quello che avrebbe dovuto fare le barricate in Europa, rovesciare i tavoli, battere i pugni, minacciare di uscire dall'Unione Europea, come è stato ben detto all'inizio, illustrato nella relazione di Piga, si è allineato completamente all'austerità europea, anzi Giorgetti è proprio lo scolaretto. Quindi un'opposizione politica parlamentare di sinistra avrebbe dovuto incalzare il governo rispetto al patto di stabilità, anche soltanto per dire: ma come, eravate i sovranisti, eravate eccetera, e invece siete uguali a noi. Manco siamo riusciti nel miracolo in Italia di presentare Giorgia Meloni come Salvini, come quelli che stanno continuando la battaglia contro l'Europa dell'austerità, perché non hanno votato il MES, non hanno ratificato il MES,
dentro questa cosa, io lo dico perché siamo in casa CGIL, io credo che c'è un problema di riflessione politica da fare, che non basta sconfiggere la destra, ma bisogna costringere il centrosinistra a cambiare radicalmente, non con operazioni di marketing. E io lo dico chiaramente, alle origini del movimento socialista, i socialisti venivano accusati di far perdere i liberali, i laburisti inglesi venivano accusati, ci fu dibattito, ma a un certo punto gli operai inglesi e quelli italiani dissero: qualcuno difende i nostri interessi. Il primo parlamentare socialista che fu eletto nel Parlamento Regio, Andrea Costa, esordì dicendo: voi siete la destra e la sinistra, noi siamo la classe lavoratrice, rappresentiamo un altro interesse. E poi quella di Andrea Costa è diventata per 100 anni, fortunatamente, la sinistra di questo paese, con grandi sindacati, ma è diventata la sinistra in Europa, perché comunisti o socialdemocratici, noi abbiamo un modello sociale che deriva dal fatto che ci sono state grandi forze popolari che comunque hanno affermato i diritti della maggioranza della popolazione all'istruzione, al welfare, al progresso sociale, alla tutela sul luogo di lavoro. Allora io credo che da questo punto di vista ci sia una lotta da fare, non in una posizione settaria che a mio parere è assolutamente controproducente, ma con una posizione molto radicale per ricostruire una autonomia sia delle organizzazioni sindacali e sia delle forze politiche da queste logiche, perché non c'è nulla di peggio per i lavoratori di essere sconfitti quando gli abbiamo detto che stavano vincendo, perché purtroppo l'agenda dell'austerity italiana è stata un'agenda fortemente segnata dal fatto che le ricette di austerity sono state veicolate proprio dalle coalizioni di centrosinistra. Dico questo perché adesso andiamo alle elezioni europee e noi ci ritroveremo dentro questo mantra: dobbiamo battere la destra. E credo che invece sarà fondamentale difendere l'idea che sarebbe il caso che in Europa ci cominci a essere una sinistra. E bisogna dirsi che sui temi principali, dall'austerità alla guerra, il Partito Socialista Europeo, salvo rare eccezioni, continua a avere impostazioni che purtroppo non sono quelle che noi ci aspetteremmo. Non a caso, la Germania, che oggi è guidata da una coalizione rosso-verde, che noi ci saremmo aspettati, avremmo salutato positivamente, credo tutti, ed essendo anche il paese locomotiva dell'Europa, quindi il paese che avrebbe potuto trainare una svolta in Europa rispetto a quelle logiche suicide, invece sostanzialmente continua ad avere le stesse posizioni. Dico questo perché credo che dobbiamo fare una riflessione, spero che avremo un'altra occasione per dibattere con i relatori, perché a un certo punto noi, durante la crisi del Covid, quando si è aperto il dibattito sul PNRR, Nello mi faceva notare che anche scritto nelle nostre tesi congressuali, nel nostro dibattito, non ricordo neanche chi lo ha proposto, ma comunque se l'abbiamo scritto lo abbiamo condiviso. Non quindi non so di chi è la paternità, però abbiamo fatto proprio a tutti. E ci è sembrato che ci fosse una sorta di ravvedimento operoso delle classi dirigenti europee capitalistiche, perché sembrava che la sospensione del patto di stabilità in qualche maniera, e anche l'impreparazione con cui l'intero continente aveva affrontato la pandemia, sembrava dare l'idea che persino falchi del passato cominciassero a rivedere posizioni. Poi a poco si è verificato che questo non è, che quella è stata una parentesi di emergenza, ma che si torna all'atteggiamento precedente. Ora, ma su questo mi piacerebbe confrontarmi, siccome io non credo nel masochismo del grande capitale e delle classi dirigenti, cioè non penso che Mario Draghi sotto la giacca e la cravatta abbia il cilicio, eccetera. Credo che ci sia una logica
in queste scelte illogiche, e temo che ci sia una logica di guerra di classe che continua sul nostro continente. Perché ricordo che Mario Draghi, che una parte della sinistra tra l'altro ha definito un papa laico, un punto di riferimento incontrovertibile, voglio ricordare che nell'ultimo governo la Meloni non c'era dentro, non perché qualcuno abbia messo la pregiudiziale antifascista, ma perché lei intelligentemente ha detto andate voi, io rimango fuori a prendermi voti, se no sarebbe entrata anche lei. E comunque si capiva cosa avrebbe fatto dopo dal fatto che lei non ha mai fatto una sola dichiarazione contro Draghi, l'ha fatta sempre contro il PD, contro Tizio, Caio e Semprodio, ma mai Draghi. Ma Draghi tanti anni fa disse una cosa emblematica, che l'Europa non poteva permettersi uno Stato sociale che non ha nessun'altra realtà con cui siamo in competizione. E questo programma di guerra alle classi, alle conquiste delle classi popolari d'Europa, a quel modello sociale che si è implementato soprattutto dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale della coalizione antifascista e dopo che chi è stato al fronte, al contrario di quanto accaduto alla prima guerra, dopo la seconda ebbe la chiarezza d'idea di chiedere un cambiamento radicale. C'è un bellissimo racconto che il documentario di Ken Loach sulla vittoria dei laburisti inglesi con un programma socialista, lo spirito del 1945, in cui dissero bene, avete trovato i soldi per farci fare la guerra, adesso noi troviamo i soldi per farci le case, il lavoro, le ferrovie, eccetera, insomma per sviluppare il paese, la sanità e via discorrendo. Ora, io credo che questo programma di classe sia ancora... che non corrisponde all'interesse generale, ma evidentemente le nostre classi dirigenti credono molto meno di noi nell'interesse generale, sono affezionate al perimetro dello Stato-Nazione assai meno di noi, anche perché hanno quasi tutti i conti offshore, come dimostrano le cause della famiglia Agnelli, però c'è qualcosa, come dimostra l'evoluzione da Fiat a Stellantis. Su questo io credo che noi dovremmo fare una riflessione, perché dopo tutto le cose che abbiamo detto e che sono state ripetute stasera, ma che ripetiamo da anni, sulla irrazionalità di queste politiche dal punto di vista degli interessi nazionali di paesi come il nostro è abbastanza palese, e quindi c'è da interrogarsi sul perché classi dirigenti scelgano scientemente di continuare a perseguirle e poi cerchino via di salvezza corporative che riguardano i singoli interessi da difendere. C'è da chiederselo perché noi siamo di fronte a uno scenario in cui alla austerità si accoppia un altro problema enorme, la guerra. Perché noi stiamo andando sulla guerra a un'altra scelta che palesemente, spero che avremo anzi l'occasione di discuterne, è palesemente contraria agli interessi dei paesi europei. Non so se Comito lo ha detto, ma credo anche Piga, ma l'interesse dei paesi europei è una cooperazione sempre più stretta con un paese come la Russia dal punto di vista delle fonti energetiche e ancora di più con il grande mercato cinese. Eppure noi abbiamo avuto un'unanimità delle classi dirigenti europee nell'andarsi a schiantare nella palude della guerra dell'Ucraina. E non parlo in questo caso perché questo riguarda le anime belle come noi che si dispiacciono per centinaia di migliaia di ragazzi che sono morti in questi due anni. E io lo dico anche qui, ieri per l'invio di armi hanno votato insieme tutti. E quindi su questo una riflessione la dobbiamo fare. Perché non c'è un fronte progressista, pacifista del lavoro, come era la sinistra italiana una volta. Un tempo i socialisti erano al governo, i comunisti all'opposizione, ma sulle grandi questioni erano uniti. Infatti l'Italia sosteneva i palestinesi, l'Italia aveva una politica di pace internazionale, anzi pure la Democrazia Cristiana era condizionata da questa forza della sinistra, per esempio
nelle relazioni est-ovest, eccetera. Allora, ma anche nelle scelte di politica nazionali e tante riforme che abbiamo fatto. Per questo io credo che noi dobbiamo utilizzare anche questi mesi della campagna elettorale per l'Europeo, come diceva la compagna della CGIL, per aprire dibattito su alcune questioni. La prima io ritengo che sia quella della pace e della guerra, perché ritengo che poi sia incredibile il modello di economia di guerra che ci viene imposto, perché poi reintroduciamo il patto di stabilità, non possiamo derogare per gli investimenti o per la sanità, ma possiamo derogare per le armi. Quindi tra poco, anzi già sta accadendo, se adesso avessimo un'ora potremmo verificare, credo che saremmo confermati nel fatto che la finanza va verso l'economia di guerra, perché se tu sai che gli stati aumenteranno gli investimenti nella guerra, ma il costo sociale di questo quale sarà? Quale distorsione delle nostre economie ci sarà? Mentre gli altri investono sulla guerra, ma investono anche sul resto. La seconda cosa è l'austerità. Io credo che noi dobbiamo riunificare, e mi ha fatto piacere che sia stato citato il New Deal nella relazione di Piga, perché il New Deal dimostra che per dire le cose che diciamo noi non deve essere né comunista né marxista, ma che tutte le forze che hanno a cuore la democrazia e il progresso sociale si dovrebbero ritrovare in un programma per un'altra Europa e per un'altra Italia, che abbia come primo punto la pace e che insieme alla pace abbia il pane, cioè i diritti sociali che caratterizzano il modello sociale europeo, la sanità, l'istruzione e tutto ciò che serve alla comunità, e l'ambiente, la terra. E da questo punto di vista dico una cosa: noi ecosocialisti, oramai ci definiamo così, usiamo un'espressione, Green New Deal radicale. Se siamo di fronte, lo dimostra anche la lotta degli agricoltori in questo momento nella sua confusione, noi siamo di fronte al fallimento di un Green New Deal che si faccia sulla base delle logiche di mercato. Solo se il Green New Deal sarà diretto dalla politica, dai poteri pubblici, con una capacità di indirizzare le scelte, sarà anche sociale, avrai la base sociale che sosterrà il Green New Deal. La funzione della destra è quella di mantenere l'austerità e impedire anche l'ecologia, perché la protesta dei contadini che sono costretti a vendere i loro prodotti sotto costo a chi poi te li rivende a prezzi enormi, viene indirizzata contro l'ecologia, a favore dei pesticidi o per altre cause regressive. E allora io credo che il compito di noi che cerchiamo di ricostruire una sinistra degna di questo nome in questo paese e in Europa è quella di invece cercare di ricostruire un punto di vista che tenga insieme la pace, l'ecologia, la giustizia sociale, e che non possono esserci senza il no all'austerità. Bene, grazie a tutti e tutte. Abbiamo concluso, ma ringraziamo i relatori in primo luogo, ringraziamo la compagna della CGIL, ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito da casa. Grazie mille, grazie a tutte e tutti, e buona serata. E chi ha altre riunioni vada a farle.